Emergency è molto orgogliosa che la mostra Zachem, La guerra in casa di Giulio Piscitelli, abbia vinto il primo premio nella sezione ONG del Festival della fotografia etica di Lodi. Per noi questo è un lavoro estremamente importante perché siamo in Afghanistan da 20 anni, un paese che da 41 anni vive in guerra quotidianamente, e quindi riuscire a raccontare che cosa sia davvero la guerra per delle persone normali, perché il 90% delle vittime sono civili, quindi sono persone assolutamente come noi, quindi poterlo raccontare, raccontarlo con delle fotografie, quindi facendo incontrare i volti delle persone che questa guerra la subiscono tutti i giorni con chi, e spero siano in tanti, decideranno di venire a vederla, è estremamente importante. Il lavoro si basa su quella che è, come dire, la base, la realtà vera della guerra, e cioè che ci sono delle vittime e ci sono dei carnefici, e Giulio è riuscito a identificare nei pezzettini di bombe, di proiettili, di mine che venivano estratti, che vengono estratti quotidianamente dalla carne dei feriti di guerra, è riuscito a dare una sostanza a questi carnefici, accostandola alle vittime che vengono prodotte. E quindi è un racconto molto vero, molto reale, allo stesso tempo non crudo, non violento, di quella che è la realtà per milioni di afghani. C'è chi stava dormendo nel suo letto ed è stato colpito da un proiettile vagante, chi era in casa e è partito un colpo per sbaglio, chi ha semplicemente raccolto un oggetto metallico in strada, l'ha buttato al lato della strada ed è scoppiato ed è rimasto ferito. Questa è la realtà della guerra che ti entra in casa tutti i giorni, questo è quello che racconta Zachem.